Benvenuti a Psychology Academy. Oggi ho il piacere, l'immenso onore di essere qui con il professor Giacomo Rizzolatti, il professore docente di fisiologia umana e direttore del Dipartimento di Fisiologia Umana dell'Università di Parma, vincitore del premio Brain. Per chi non lo sapesse, il premio Brain è uno dei più prestigiosi premi che viene conferito a livello europeo per chi dà un apporto esclusivamente eccezionale alle neuroscienze nel 2014. Professore, grazie infinite di essere qui con me, per me è un immenso piacere, sono emozionatissimo. Iniziamo subito con una breve introduzione di cosa sono i neuroni specchio. I neuroni specchio sono dei neuroni motori che hanno la strana capacità di rispondere anche agli stimoli visivi congruenti. Faccio un esempio: immaginiamo di avere un neurone motorio che spara quando la scimmia afferra un oggetto. Quello stesso neurone si attiva, spara, come diciamo in gergo, anche quando vede fare la stessa azione da un'altra persona. Possiamo dire, no? I vari strumenti che vengono utilizzati per analizzare la scoperta o i neuroni, Beh, neuroni specchio. inizialmente noi abbiamo usato soprattutto le registrazioni di singoli neuroni, con la tecnica tradizionale in cui si registrava solo la punta. Da un po' di tempo ci sono degli elettrodi molto belli che si usano anche nell'uomo, in cui uno può registrare non solo dalla punta, ma anche dallo shaft, dallo stelo dell'elettrodo, il che porta enormi vantaggi perché non stai lì tutta una notte per trovare un elettrodo o un neurone. E come tecniche poi abbiamo avuto la fortuna che dopo scoperti i neuroni specchio c'è stato il boom della risonanza magnetica funzionale, e questo ha fatto sì che moltissimi laboratori potessero fare esperimenti, perché ricordatevi che nella risonanza uno deve stare fermo immobile, quindi era molto difficile studiare il motorio o il linguaggio, mentre i neuroni specchio uno guarda, osserva, e quindi c'è stata una pletora di studi. Assolutamente. In che modo la psicologia può trarre vantaggio da questa scoperta? So Beh, ci che. sono due aspetti, uno teorico, perché ha dimostrato che noi possiamo capire certe azioni dall'interno, from the inside. Cioè io quando vedo uno ridere, ad esempio, mi si attiva un'area del riso dentro me stesso. Se io vedo uno giocare a tennis, e se so giocare a tennis, mi si attivano una parte del mio sistema motorio che è responsabile di giocare a tennis. Un'altra maniera di capire invece è quella logica, ad esempio il volo degli uccelli, la matematica, eccetera, quello lo capisco non dall'interno ma facendo un ragionamento. Ecco, questo ha un po' rivoluzionato l'idea, perché teoricamente tutti pensano che dobbiamo sempre fare degli sforzi cognitivi, eccetera, invece noi abbiamo dimostrato che la fenomenologia aveva ragione, che molte delle relazioni, soprattutto interpersonali, sono fatte direttamente. Io capisco direttamente quello che fai tu senza dover ragionare. Ci vuole un'esperienza pregressa affinché i neuroni si attivano? Se un bambino gattona e vede un bambino che cammina, non gli si attiva perché lui ancora non ha Ecco, io credo che qui esperienziato. bisogna distinguere, credo che ci siano dei neuroni specchio soprattutto per l'emotività che siano innate, cioè il bambino capisce quando la mamma ride, la mamma capisce il bambino per una cosa innata, non occorre imparare, così come il cavallino corre appena nato. Per altre cose Quindi la alcuni sono specie innati. umana ha bisogno di imparare. Gli esempi che ho fatto io, ad esempio quello dello sport, è ovvio che io non ho mai giocato a cricket, non ho mai capito che cosa fanno quando giocano a cricket, Esatto, a parte le regole, proprio la bravura manuale. quindi l'esperienza di un giocatore di tennis, no? Che vede un altro giocatore di tennis e si attivano lo stesso, a Ecco. differenza di uno che non ha mai giocato a tennis. Giustissimo, guardi, se lei ascolta, se lei è tifoso di calcio, ascolta i commenti che fa, ad esempio, come si chiama quello che giocava Zanetti? nell'Inter? Zanetti, forse? No, Zanetti, quello che fa i commenti, insomma, fa il commento il professionista e di solito ti racconta tutte sciocchezze, che l'allenatore tra poco lo manderanno via, eccetera. Baresi, ad esempio, non so, invece ti dà il coso tecnico, guarda che quella parata lì era quasi impossibile, perché ha Perché ha giocato. giocato Perché ha quel. giocato. È molto diverso il commento fatto dal Assolutamente sì. giornalista, anche professionista, e dal. Assolutamente. In che modo lo psicologo può contribuire all'interno di un'equipe? Può dare un valore aggiunto?
Io con i psicologi ho lavorato molto tempo fa, soprattutto con Carlo Umiltà, soprattutto su problemi come l'attenzione, perché il psicologo ti può dare l'aspetto fenomenologico, cos'è l'attenzione, come avviene, eccetera, molto utile per il neuroscienziato, e quindi la collaborazione è reciproca, loro capiscono meglio i meccanismi e noi capiamo meglio la fenomenologia dell'effetto. Assolutamente. L'assenza o la scarsa quantità del neurorispecchio influisce sulle facoltà cognitive e comportamentali? Ci sono delle ripercussioni? Beh, dovrebbe cognitire più sulle capacità di capire dal punto di vista fenomenologico, dal punto di vista empatico. Cioè, uno che ha più neuroni specchio ha la comprensione empatica, l'altra no, perché magari ci sono grandi matematici che sono assolutamente non empatici, cioè sono i soldi dell'autismo. Invece c'è, cioè, un grande medico deve avere più empatia, se no non... C'è una linea temporale dove c'è un limite, per esempio se si adatta, se si abitua il bambino, no? a riconoscere quell'emozione da piccolo è più facile che che riconosca da adulto. Beh, ci sono certe persone come la Sally Rogers, che è una che studia molto l'autismo, che dice che una delle cure efficaci all'autismo sarebbe, uno, riconoscere prima del primo anno, secondo, spendere molto tempo, perché sarebbe come se i neuroni specchio in questi malati fossero dormienti, avessero bisogno di più stimoli. Di solito basta che la mamma ti sorrida, che ti faccio una carezza. In questi bisognerebbe aumentare di più, dargli di più. E questo dovrebbe dargli il psicologo professionista capace di farlo, però. Se vogliamo concludere, sì. Perché fare ricerca anche nel campo delle conoscenze? La ricerca, innanzitutto, io ho avuto la fortuna di avere come professore Moruzzi, che considerava la ricerca come il massimo che un uomo può raggiungere, perché tu trovi nuove cose che servono all'umanità e hai la soddisfazione personale di averlo fatto tu. Quindi è uno dei pochi mestieri che dà soddisfazione a te e poi sei utile agli altri, non è solo che guadagni dei soldi per te.